Le vittime delle speculazioni siamo noi agricoltori, siamo noi allevatori, ma sono i cittadini con noi. Tutti noi siamo vittime dei costi di produzione, dei costi energetici che aumentano, dei costi del gas, del gasolio che aumentano, ma i cittadini con noi sono vittime perché vedono i prezzi al consumo che salgono e noi continuiamo a essere invece una volta di più sottopagati per le nostre produzioni. Ecco perché siamo qui stamattina, ecco perché è iniziato questo giro di manifestazioni in tutta Italia. E allora siamo qui prima di tutto, per ricordare che tutte le nostre filiere oggi stanno soffrendo. Sta soffrendo il latte, sta soffrendo la carne bovina, la carne suina, la carne di pollo e di gallina, la carne, gli allevamenti di conigli, tutti gli allevamenti stanno soffrendo, ma stanno soffrendo tutte le aziende agricole. Soffre chi produce verdura, soffrono le aziende florovivaistiche, soffre chi produce frutta. Tutti stanno soffrendo ancora di più per gli aumenti dei costi di produzione e per le speculazioni ingiustificate sul mercato. Prima si è parlato di peste suina, non c'è un maiale per fortuna infetto, non c'è nessun rischio per i cittadini e gli industriali ne stanno approfittando, il prezzo dei maiali continua a scendere, mentre il prezzo al consumo sta sempre alto. Ecco che così noi non possiamo continuare ad andare avanti. Ed è per questo che in tutte le piazze d'Italia facciamo queste manifestazioni. Le facciamo per dire che dopo anni e anni di lavoro abbiamo ottenuto prima a Bruxelles e poi a livello nazionale, non prima di Natale del 2021, una legge fondamentale per noi, la legge sulle pratiche commerciali sleali, che dice una cosa chiarissima: è illegale, è fuori legge comprare prodotti agricoli dai produttori al di sotto dei costi di produzione. Allora questa legge va applicata e va applicata subito. Questo è quello che chiediamo. Chiediamo che sia applicata subito perché la legge parla chiaro, perché si parla di sanzioni molto importanti per chi non rispetta le regole e perché dobbiamo dire una volta per tutti che chi non rispetta le regole non deve più percepire un euro di soldi pubblici. Basta con gli stabilimenti industriali costruiti con i soldi nostri e che poi comprano i prodotti agricoli dai porti e dai valichi di ogni angolo del nostro paese. Per questo dobbiamo proseguire la nostra mobilitazione. Questi sono i contenuti della nostra piattaforma di proposte che sta girando in tutte le prefetture, che abbiamo inviato e che abbiamo condiviso col Presidente del Consiglio Draghi. Queste sono le cose importanti da fare subito. Subito l'applicazione immediata della normativa sulle pratiche commerciali sleali, perché se il latte ha un costo di produzione di 46, i caseifici piemontesi che lo pagano 38 devono essere multati subito e subito devono riallineare i prezzi secondo le prescrizioni della legge. Se chi produce frutta continua a avere i costi di produzione per le mele a 43-45 centesimi e prende 35-37 centesimi dopo un anno, queste sono situazioni vergognose. Noi stiamo facendo da banca a chi sta dopo di noi nella filiera e stiamo soffrendo sempre di più. Ecco perché dobbiamo o al più presto ottenere l'applicazione immediata della norma sulle pratiche commerciali sleali. E poi mai come in questo momento ci sono soldi per gli agricoltori fermi nei ministeri e questa è una situazione vergognosa. Vergognoso che il governo abbia stanziato 200 milioni di euro per gli aiuti agli indigenti e quei soldi sono fermi. La pandemia, come tutti speriamo, si avvicina, speriamo, alle battute finali e 200 milioni per gli indigenti sono ancora fermi nei ministeri. Con quei soldi si deve comprare cibo made in Italy al 100% pagato al giusto prezzo agli agricoltori. Allora sbloccare i 200 milioni di euro, sbloccare 130 milioni di euro di aiuti Covid per gli allevatori e per gli agricoltori fermi nei ministeri, ma quegli aiuti ci servivano per sostenerci durante il Covid. Tra un po' il Covid speriamo finisce e quei soldi sono ancora fermi nei ministeri, allora vanno sbloccati al più presto. E poi il PNRR,
oltre 6 miliardi per l'agricoltura. 6 miliardi per l'agricoltura è una cifra enorme. Bandi fermi nei ministeri. Da giovedì ad oggi siamo riusciti ad ottenere lo sblocco del bando sul fotovoltaico. Attenzione, fotovoltaico solo sui tetti, non fotovoltaico nei terreni come vorrebbero fondi di investimento, come stanno cercando di fare comprandosi in qualche modo alcune amministrazioni comunali per cercare di fare gli impianti a terra al posto delle coltivazioni. Allora i fotovoltaici si fanno sui tetti, è 1,5 miliardi finalmente sbloccato. Il bando uscirà entro il 31 marzo e quindi prepariamoci, perché questo è un modo concreto per fare energia pulita e questo è un modo concreto anche per ridurre i costi energetici delle nostre aziende in un momento così complicato. E poi i bandi sul biogas e sul biometano, 2 miliardi di euro per biogas e biometano. Noi potremmo quadruplicare le produzioni di gas pulito, l'agricoltura può arrivare a fare il 10% del gas necessario al nostro paese, lo può fare valorizzando i liquami, lo può fare valorizzando i reflui, valorizzando i sottoprodotti e senza togliere invece i terreni alle colture principali che devono continuare a essere destinate al cibo. Questi bandi devono partire immediatamente, perché anche questo è un modo per fare davvero la transizione ecologica di cui parlano tutti, ma soprattutto per dare un sostegno alle nostre imprese. E poi abbiamo troppe imprese che soffrono anche dal punto di vista finanziario per i costi di produzione. Abbiamo chiesto e condiviso col presidente Draghi, ci serve un piano di rinegoziazione e di ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole con garanzia pubblica e gratuita fino a 25 anni per poter fare investimenti di lungo periodo e per poter ristrutturare i debiti grandi che noi in questo momento abbiamo e che sono sempre più in sofferenza per i costi di produzione che aumentano. E infine, quest'anno almeno un agricoltore su tre, almeno uno su tre di noi deciderà di produrre di meno, di seminare di meno, perché ci sono i costi di produzione e per un altro motivo, perché se riusciamo a coltivare, molto spesso raccolgono i cinghiali e non raccogliamo noi. E allora il tema dei cinghiali è e rimane il tema dei temi, ed è paradossale che anche nel momento in cui la peste suina, che è principalmente veicolata dai cinghiali, è entrata nel nostro paese, ancora in troppi dormono su questo tema. Allora subito la modifica della legge nazionale sulla fauna selvatica e sulla caccia, la 157, ma soprattutto abbiamo già ottenuto a livello regionale l'impegno di tutta la Giunta a fare al più presto un provvedimento unico per il contenimento dei cinghiali a livello regionale, che bypassi tutti quelli che in questi 20 anni ci hanno preso in giro sul tema dei cinghiali. Quindi basta potere agli ATC e ai CA che li hanno allevati insieme con i cinghialai nei nostri territori cinghiali, basta all'immobilismo di tante province che non hanno attivato tutte le cose che potevano attivare, ci serve una norma chiara che consenta di fare i contenimenti anche di notte in sicurezza, che ci consenta di montare le gabbie tutto dove abbiamo il problema in modo da contenere il problema e che continui a fare tutti i controlli sanitari possibili su tutti gli animali, perché è vero che non c'è rischio per i cittadini e questo è il messaggio più importante, ma noi non possiamo permetterci di convivere con la peste suina per troppo tempo. Questo problema va risolto al più presto e per risolverlo non possiamo solo chiedere agli allevatori di fare biosicurezza, loro già la fanno, hanno investito soldi e stanno continuando a investire soldi senza nessun tipo di aiuto, invece noi chiediamo che arrivino aiuti per questo, per gestire anche tutti i rischi della peste suina. Ma quello che dobbiamo fare è risolvere chi la peste suina la porta e la sposta in giro. Quindi stop al flagello dei cinghiali una volta per tutte. Se non lo facciamo adesso col rischio della peste suina, quando lo dovremmo fare? Allora la Regione su questo ha preso un impegno e deve entro la fine di febbraio darci una soluzione a questo problema, perché la soluzione c'è, serve solo la volontà di farlo. Su questo abbiamo portato tutte le proposte chiare, abbiamo la condivisione della Giunta, adesso servono i fatti, perché non serve tanto, serve la voglia di scrivere 4 cose chiare e di farle applicare nel più breve tempo possibile.
Questi sono i motivi principali della nostra presenza qui oggi. Queste richieste, queste proposte le porteremo ovviamente anche sui tavoli dei prefetti. Abbiamo già iniziato, perché è importante che i prefetti ci aiutino nella loro azione sul governo per smuovere le lentezze dei ministeri, per far sì che i fondi del PNR arrivino, ma la stessa cosa la dobbiamo pretendere in regione, prima di tutto e soprattutto sul tema cinghiali. Non costa, serve solo volontà, e se applicano, se usano la volontà e se seguono le nostre proposte, finalmente avremo la possibilità di affrontare anche questo tema, che è grande come tutti gli altri temi che abbiamo citato, dall'aumento di costi di produzione alle speculazioni vergognose dell'industria e della grande distribuzione, che aumentano i prezzi al consumo, fanno le offerte sotto costo e stritolano gli agricoltori e gli allevatori. Su questo noi non molliamo, io ringrazio tutti gli allevatori e gli agricoltori che sono qui stamattina, ringrazio ovviamente tutta l'organizzazione Coldiretti che è qui con noi e che ha organizzato fattivamente tutto questo, insieme con gli allevatori che hanno contribuito a portare gli animali e tutti gli altri prodotti, ringrazio tutti i nostri agricoltori che popolano il mercato di Campagna Amica in tutta nella nostra piazza Vittorio stamattina, e ringrazio tanto tutti i cittadini che sono con noi oggi, che sono con noi da tanto tempo, e a loro chiediamo di continuare a starci vicino, scegliendo prodotto italiano, comprando tutto quanto possibile dai nostri agricoltori e soprattutto iniziando a non comprare le offerte sotto costo, perché quando compra un cittadino un'offerta sotto costo sta stritolando un agricoltore, sta stritolando un allevatore. Facciamo passare questo messaggio: voler bene i territori vuol dire comprare i prodotti che servono e non comprare sotto costo. Ci portiamo a casa 3 volte i prodotti che ci servono, poi li sprechiamo e nello stesso tempo stiamo distruggendo la vita di un agricoltore o di un allevatore. Allora, riconoscere il giusto prezzo vuol dire anche per i cittadini scegliere i prodotti, evitando quelle offerte che distruggono l'economia reale dei nostri territori. Allora, grazie a tutti voi e buon proseguimento di mattinata.